Ciao ragazzi, oggi proviamo Tesla Model Y, vediamo quanti chilometri fa. Non sarà una prova tutta 130, tutta 90, ma sarà una prova un po' misto. Quindi oggi dobbiamo andare a Bergamo a girare un video con quattro ruote e quindi proviamo a fare un po' di chilometri. La macchina è carica al 100% e ci porterà dove noi vogliamo. Vediamo quanto consuma. Allora, l'auto carica al 100% e vedete questi puntini sono relativi alla frenata rigenerativa, che è completamente assente in pratica, perché non saprebbe la macchina dove andare a stivare l'energia recuperata. Oggi abbiamo da fare circa 70 km, quindi 70 andare e 70 tornare. Non è tantissima strada, però proveremo a utilizzare l'auto in maniera diversa, quindi proveremo a tenere i 90, proveremo a fare un ciclo extraurbano, poi credo che andremo un po' in montagna e poi dopo al ritorno invece useremo l'autostrada come è normale a 130 km orari. Abbiamo appena passato, diciamo, la parte urbana, abbiamo fatto circa 5 km, abbiamo utilizzato un solo kilowattora ad una media di 143 wattora al chilometro e a questa andatura l'auto ci dice che più o meno faremmo 505 km. Adesso andiamo in circuito extraurbano, quindi velocità un pochino più sostenute. Come vedete ragazzi, qui è la magia delle auto elettriche, grande salita, quindi consumi oltre il 400, ma per poco, e poi grande discesa e recupero totale dell'energia. Il 10% l'abbiamo consumato, abbiamo fatto 45,6 km, 7 kWh, essendo una batteria da 75 kWh utilizzabili 72, più o meno 7 kWh ci sta. Ad una velocità, anzi scusate, ad un consumo medio di 147 wattora al chilometro, a circa 90 all'ora in autostrada, riusciremo quindi a fare più o meno 450 km. Il che devo dire non è affatto male. Produrre la tessera. Prego. Tranquilla, tranquilla. Bene, adesso ritorniamo in urbano e credo che dovremmo andare su verso la montagna che c'è dietro Bergamo. Siamo su nelle valli bergamasche e stiamo seguendo quattro ruote per fare il nostro photoshoot e video insieme. Abbiamo fatto più o meno 12 km, come vedete la salita non ha fatto molto bene all'auto, ma siamo a 175 wattora al chilometro, che comunque non sono assolutamente tanti. Ci dà ancora 412 km di autonomia e abbiamo l'82% di batteria. Per adesso si sta comportando veramente bene. Stiamo salendo da un po', sono già quasi 10 km che la macchina sta facendo questa salita per salire sulla montagna. Stiamo andando in un punto panoramico che forse lo vedete, intravedete là in fondo, dove ci sono le antenne delle trasmissioni televisive, onde radio, eccetera, anche dei collegamenti internet. E là dovrebbe esserci un bel punto di osservazione. Come vedete qua l'auto va fuori scala, proprio il consumo è fuori scala completamente. Abbiamo una media di 593 wattora
al chilometro, e a questa andatura chiaramente l'auto fa 91 km. Ora abbiamo il 71% di batteria, mi aspetto che tra pochissimo scenda a 70 e poi vediamo la discesa però. 1:42:05. Lui magari fa più il tempo, però su quella cosa lì te la devo fuori. Ebbene, la giornata con quattro ruote è finita, come vedete stiamo scendendo dalla montagna e qua praticamente abbiamo fatto gli ultimi 10 km tutti a risparmio, e la macchina dal 47% è passata al 54%, quindi praticamente abbiamo ricaricato scendendo, e questo è uno dei tanti miracoli delle auto elettriche. Come vedete siamo in autostrada questa volta per il ritorno, abbiamo ottenuto un'andatura molto molto più alta, minimo 130, velocità massima 140 per i vari sorpassi che abbiamo dovuto fare, e devo dire che l'auto si sta comportando super bene. Abbiamo un dispendio di energia medio di 193 wattora al chilometro, se vediamo anche sui 25 km abbiamo 207, quindi insomma l'auto consuma più o meno come una Model 3. Ragazzi, allora abbiamo preso l'auto, l'abbiamo strapazzata un pochino, forse all'inizio un po' poco, 90 all'ora in autostrada non era certo alla velocità normale, poi però su e giù dalla montagna, insomma, un pochino di strapazzamenti la Model Y oggi li ha subiti, poi a 130, 140 in autostrada nel rientro, insomma, è stato abbastanza divertente, tutta la giornata in sé è stata una giornata molto molto bella. Conclusioni, Tesla Model 3 e Tesla Model Y hanno più o meno le stesse prestazioni e anche consumano più o meno uguale. Questa però ha i cerchi del 19, con i cerchi Uber Turnbin da 21 probabilmente consumerebbe un pochino di più, però ragazzi siamo lì, quindi se prendete una Model Y e prendete una Model 3, una in parte all'altra, probabilmente vi fermerete allo stesso supercharger. Come sempre io vi ringrazio, oggi sono super stanco, quindi scusatemi se vi sembra un po' fatto, ma in realtà è solo perché sono stanco. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un like, se poi volete acquistare una nuova Tesla avete 1500 km gratuiti se utilizzate il codice che c'è qui in sovraimpressione. 1500 km a voi, 1500 km a me, pace fatta. Model Y, tanti chilometri, li fa, quindi pollice su.